Oggi con il nostro carrello entriamo nel reparto ortofrutta Kopfi per conoscere da vicino alcuni prodotti della terra che da qualche tempo hanno iniziato a incuriosire i consumatori. Nonostante alcuni abbiano nomi esotici, sono coltivati anche dalle nostre parti. E allora stiliamo un identikit di questi ortaggi con cui arricchire il menù. Partiamo da un tubero, il topinambur, noto anche come girasole del Canada, proprio perché è originario del Nord America. Forma irregolare e colore tra il bianco e il rosso, ha un sapore delicato simile al carciofo e che richiama il gusto della patata. Ha un buon contenuto di vitamina A e B e di inulina, sostanza importante per il controllo della glicemia. E ora arriviamo in cucina. Sbucciato e tagliato a fettine, può essere mangiato anche crudo per arricchire, ad esempio, sfiziose insalate come questa. Passiamo al daikon, detto anche ravanello cinese. L'origine infatti è asiatica. Sembra una grossa carota bianca, in realtà è una radice che appartiene alla stessa famiglia dei cavoli. Al palato risulta simile al ravanello, ma leggermente più dolce. È amato da chi sta a dieta perché aiuta a metabolizzare i grassi. È ricco di minerali, fibre, di vitamina B e C. In tavola il daikon può essere mangiato crudo oppure tagliato a dadini e messo in teglia. È ottimo cotto in forno. Finiamo il nostro viaggio con uno dei tanti alimenti riscoperti, il sedano rapa, che molti chiamano sedano di Verona proprio perché storicamente la coltivazione si concentra in questa zona. Aspetto nodoso e rugoso, altro non è che la radice della stessa pianta da cui provengono le coste di sedano. Nonostante il suo aspetto rude, ha un gusto delicato ed è ricco di sali minerali, per cui ha anche proprietà digestive. In cucina possiamo sbucciarlo e tagliarlo a fettine sottili. In pentola basta un soffritto di porro e una frullata per ottenere un piatto appetitoso. Ecco qua una vellutata di sedano rapa con crostini croccanti e un filo di olio extravergine d'oliva.